Allora, stiamo con Sua Eccellenza il Vescovo di Assisi e anche di Gualdadadino, è vero? Sì, di Nocera, di Foligno, per questo ho diverse comunità. Sono così felice di essere oggi qua perché le mie radici sono qua. Sono tutte... San Paolino è stato il mio grande maestro, ispiratore, accompagnatore e lo rimane anche in Umbria, anche nella città di San Francesco, perché Paolino è stato un grande, ha creduto veramente in Gesù e per lui si è spogliato di tutto pur di essere Gesù e di vedere Gesù negli altri, specialmente nei poveri. La sua fede è una fede operosa, è una fede che è ricca di speranza e produce carità. Lo faceva nella sua vita, continua a farla dal cielo, ispirando anche a questa città sentimenti di bellezza, di fede e di solidarietà. Speriamo che la città sia sempre più consapevole di questo grande tesoro e lo sviluppi sia nella sua vita sia nella testimonianza che dà agli altri, non soltanto con la bellissima festa dei Gigli, ma anche con un approfondimento dell'opera di San Paolino e con un'adesione piena, un'assimilazione piena dei suoi sentimenti, del suo pensiero, del suo progetto di vita. Quindi lei compie tra pochi 75 anni. Li ho già compiuti li metto nelle mani di San Paolino, perché sia lui a benedire quello che il Signore decide per me in questa fase della mia vita. Io sono pronto a tutto come lui fu pronto a tutto per amore di Dio. E quindi tornerà eventualmente a Nola? Oppure... Questo lo vedremo, in base a quello che il Papa deciderà, io mi renderò conto. Intanto in Umbria ho qui le comunità che ho servito per tanti anni e verso le quali ho ancora un debito di affetto e di servizio. Vedremo, questo dipenderà un po' dalle circostanze, farò il mio discernimento, però sicuramente il cuore e le radici restano qui. Grazie.